Indizi di felicità. È un docufilm di io che faccio domande a gente comune. Ma non si pensi che accada qualcosa in questo film perché non accade niente. Come un po' tutto il cinema italiano. Gente seduta che parla pacatamente e serenamente. E voi mi direte, ma dov'è l'indizio di felicità? Ecco, vedete, sta nel momento preciso in cui partono i titoli di coda. Ma anche quando si riaccendono le luci. Ma anche quello davanti che si alza e dice a sua moglie: guarda, se Dio vuole è finito. Che felicità. Per me la felicità è organizzare una grigliata all'aperto con Thomas e Sade durante un nubifragio, senza tettoia. E quando arrivano Thomas e Sade mi dicono: forse è meglio che mangiamo dentro casa. Io dico no, perché c'è mia morosa che dorme. Allora lì sale l'imbarazzo con una buona dose di malinconia. Con Thomas e Sade che guardano nel vuoto, zuppi fradici. E io credo che da quella malinconia può venire fuori una buona idea per un film. Perdo gli amici, ma faccio un bel film. In sostanza, io credo che chi fa bei film non ha amici. Non si pensi che il mestiere del regista sia facile. Assolutamente no. Perché bisogna avere una storia da raccontare. Ma anche scrivere delle belle sceneggiature, naturalmente. Ma anche portarla in giro. Ma anche bussare alle porte. Rifiuti, umiliazioni, pacatamente, serenamente. Fare cinema in Italia è difficile. Per tutti. Per me, no. Io alzo il telefonino e dico: sono Veltroni. Pacatamente e serenamente non so che cazzo fare della mia vita. E loro mi rispondono: che problema c'è? Facciamo un film. Io quando devo scrivere un film, una storia, non cerco io la storia. Lascio che sia la storia a cercare me. Può essere pure che non mi cerca, ma non gliela do vinta. Me ne sto lì buono, senza farmi sentire io per prima. Io credo che le storie le devi trattare così. Ti devono chiamare loro. Il mio numero ce l'hanno. Se l'hanno perso, ne approfitto, glielo ridò. 340-78-21-675. Più 39 all'inizio, se chiamate da fuori Italia. Vedete, io ho fatto un film su Berlinguer, ma anche sui bambini, ma anche sulla felicità. Perché io sono un nostalgico. Ma anche patetico, ma anche retorico, privo totalmente di ironia. Io vado da Fazio e parlo seriamente del mio film come fossi Kubrick. E anche Fazio parla seriamente del mio film come fossi Kubrick. E anche la gente a casa pensa: ma chi cazzo si crede di essere? Kubrick? Ho fatto un film, Radio Feccia, e adesso sto lavorando a un nuovo corto per Natale. Però nel cassetto c'ho un'idea di Sade che corre per la città con una vespa bianca, che però gioca a pallanuoto e mangia un grande vasetto di Nutella e dice: ok, andiamo avanti così e facciamoci del male. Che assomiglia anche a un film di Nanni Moretti. E penso che da un suo film possano uscire solo idee buone. E se il cinema è difficile, la televisione lo è altrettanto, per non dire di più. Devi inventarti un format, ma anche catturare l'attenzione di milioni di persone. Ma anche avere il senso dello show. Devi trovare qualcuno che creda nelle tue idee. E superare i rifiuti. Insomma, in Italia fare televisione, credetemi, pacatamente, serenamente, è difficile per tutti, tranne che per me. Per me, no. È un gioco da ragazzi. Io alzo il telefonino e pacatamente, serenamente, dico: io sono Veltroni e mi annoio un po'. E mi rispondono: e che problema c'è? Facciamo un bel varietà. Sabato sera su Rai 1, che non vede nessuno, che fa pochi ascolti. Lo dico perché pacatamente, serenamente,
mi è successo. Io penso che in un film, quando ci sono due persone che parlano, sono anche troppe. Per me un film si fa con un attore che si fa una domanda, poi 2 anni dopo fai un altro film, il seguito, con un altro attore che dice: mi puoi ripetere la domanda che non ho visto il primo film? Vedete, per me la felicità è il viaggio, viaggiare, ma anche condivisione, ma anche racconto. Pacatamente, serenamente, la felicità è fatta di queste 3 cose, 4, ecco. Me ne dimentico sempre una: il bonifico mensile di 5.600 euro come baby pensionato della politica italiana. Vater! Ciao Agamennone, dimmi. Vater, ti devo fare i complimenti perché ho visto il tuo film in anteprima e mi ha annoiato molto. Grazie. Bellissimo, bravo, perché mi ha veramente annoiato. Grazie Agamennone, ci ho tenuto a non deluderti. No, sei bravissimo e sono bravi anche i tuoi colleghi. Uno sfrangimento così al cinema è un evento. È un evento, te lo dico col cuore. Pacatamente e serenamente, non me lo dici per educazione, vero? No, no, ti giuro che una rottura di cazzo così avrei voluto farla io. Io ti ringrazio, Agamennone. Però ascoltami, che vorrei dire un'ultima cosa agli italiani. Non si pensi che a scrivere sia facile. È molto difficile, specialmente in Italia. E forse Agamennone lo sa. Devi avere l'ispirazione giusta, ma anche il controllo della scrittura. Scrivere un libro non è facile. Devi trovare l'editore che creda in te. Fare lo scrittore in Italia è difficile. Scusate un attimo. Pronto? Sì, scusi un attimo, devo finire il discorso. Dicevo, è difficile, ma per me no. È la Rizzoli.